Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su The Legend of Zelda Link's Awakening. Allora, siamo al terzo episodio speciale Danpei con i suoi labirinti e dobbiamo andare a completare, come abbiamo visto l'ultima volta, credo gli ultimi. Costruisco, ne era apparso uno, qui, dove era? Ce n'era un altro, se non ricordo male. Non qui, no. Impossibile. C'erano tutti questi da fare. Speriamo di riuscirli a completare in un unico episodio, perché sono davvero tanti. Quindi iniziamo subito. Bisogna riempire, disassare tutto. La spada, secondo me ti conviene partire da in basso a sinistra e finire in alto a destra, però fai come vuoi, basta finire il labirinto. Allora, e dobbiamo qui dobbiamo mettere un po' anche complicatino. Allora, conviene mettere all'inizio questo neutro, io direi qui. È complicata qui la situazione. Dobbiamo metterlo qua per forza. Poi mettiamo un 3, anzi un 4, mettiamo un 4. Un 4 così, in modo che possiamo andare bene o male da tutte le parti. Da 2 orizzontale. Qui, e poi da 3 così, e lo mettiamo e qui saremo costretti bene o male a usare un po' di tutto. Quindi abbiamo anche un nuovo pezzo, un pesce boss. Allora, mettiamoci questo, però la chiave, quindi mettiamo mini boss. Poi una curva da 2 così, e ci mettiamo questa, e qui un 1 di qua con tesoro, questo qui. Poi andiamo verso il basso con un 2 verso il basso semplice così, e un 3. Possiamo anche fare un 4 volendo, così ci sfruttiamo i 4. 4 con chiave, 4 con chiave, mettiamo 4 questo qua, va. Un 2 curva di qua, e ci possiamo mettere questo che non c'è niente. Poi un altro 2 curva, però questa volta lì in su, e ci mettiamo sempre questo qui. Ora andiamo per il 2 laterale con tesoro, non schifo non ci fa. Abbiamo anche un'altra mattonella con fatina che possiamo mettere qua. Una curva con... qui ci tocca usare i boss. Mettiamoci questo, e infine un 1 con tesoro. Un 1 con tesoro, e possiamo mettere questo semplice. Una volta fatto ciò, dobbiamo usare questo per forza. Qui ci mettiamo il vuoto, poi qui ci mettiamo, un altro mini boss. Qua direi di andare di 4, ma non 4 chiavi, perché è assurdicolo. Facciamo così, poi 2 con curva di questo tipo e tesoro. E qui bisognerà mettere il boss per forza qua,
per forza. Uno snodo a due così e lo possiamo mettere, per esempio, questo qui. No, cioè le scale no. Questi li odio. Possiamo mettere questo per forza. Qui ci mettiamo un 4. Un 4 con 4 chiavi. Con 4 chiavi ci potremmo anche fare, però a questo punto mettiamoci un mini boss e vediamo un po' come la va. Un 2. 2 però angolo in su e ci piazziamo. Ci piazziamo un bel questo qui che non c'ha niente. E un 3. Un 3 con così, tesoro, diciamoci questo non c'è niente, un 2 angolo verso destra e ci piazziamo questo e un angolo verso sopra ci piazziamo un questo con niente, considerando che praticamente lì non ci andremo. Abbiamo completato la costruzione, andiamo all'avventura. Qui, come visto, dovremmo esplorare sicuramente tutta la parte in basso, per forza. Mentre, oh, attenzione, qua dobbiamo subito buttare giù questo. Ok, a posto. E quindi sinistra necessariamente. Ok, andiamo di qua. Sconfiggiamo al volo questo mini boss. Ovviamente saltando e non prendendoci il rullo puntinato addosso. Adesso in basso, anche in alto, quindi andiamo prima in alto che è chiuso, semplice, bomba, bomba qui e entriamo, ci prendiamo questo tesoro qua con una bella chiavina dentro e ce ne riandiamo in basso. In basso, quindi il cuore non ci serve. Apriamo e qui dobbiamo andare solo tutto a destra. Parte in basso non è fondamentale. No, pensavo di avere il boomerang. Ok, ci dà lo scrigno. Ce lo apriamo e poi dobbiamo fare le successive due stanze per forza. E dai, becco sti muri in continuazione. Così ci prendiamo anche questo. Solo una rupia, 5 rupie. Che non ci facciamo più nulla. E facciamo così, a posto, benissimo. Ci prendiamo anche l'ultimo scrigno e possiamo finalmente andare verso su. Non ci troppo ovviamente nessun'altra chiave e quindi ce ne torniamo allegramente. Vediamo se becchiamo stavolta preciso. Ottimo zigzag. No, ti elimino, dammi il cuoricino. Ok, sono anche di qua, per cui porta poco. E andiamo di qua. Perfetto. Riusciamo a passare indenni. Andiamo su. Aia. Blocchiamo questo. Proseguiamo e dobbiamo andare a destra e in alto.
Quindi usiamo la chiave per andare qua sopra. Riflettiamo i danni. 50 rupie ci avrebbero fatto comodo in altri tempi. Andiamo di qua e colpiamo a tutta con il boomerang e ci becchiamo lo spigno. Ottimo. Ok, abbiamo la chiave del boss, perfetto. Ora non dobbiamo far altro che andare a sconfiggere il nostro boss, ma non prima di aver eliminato questa pioggia di cose. Ok, dai, scendi. Scendere le gelatine. E adesso dovrebbe scendere. Smette di colpirmi. Vediamo se c'è un'altra discarica. Ok. Ma che devo colpire il muro. Ok, perfetto. Ok, ci ricordiamo come eliminare questo boss facendo così, separando i due occhi e colpendoli, aia, perfetto. E in alto dovremmo avere il nostro boss, di cui abbiamo già la chiave, e serenamente lo andiamo a sconfiggere. Primo labirinto completato, io. Benissimo. Uno. No, impazzisce come al solito il nostro vermone qui. E due. Va bene. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. E andiamo subito al secondo. Ok. 300 rupie. Veramente una rarità. Costruisco. Costruisco. Ne sono veramente, veramente tantissimi. Quindi forgia scudo. Allora, avevano scudo. Il motivo che l'avventura è solo 5 cuori. Sono un sacco di caselle da riempire. Ok. Allora, iniziamo subito. Partenza. E mettiamo a 3. Con tesoro giù mettiamo questo. No, 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 qui la chiave ci vuole. Chiave. Uno con la chiave va bene. E quindi mettiamo a 4. 4 così qua. E 4 così di qua. E scendiamo con quelli da 1 con tesori vari. Per esempio mettiamo di nuovo questo qui, così lo sblocchiamo subito. E questo semplice qua. Poi andiamo verso l'alto, anzi iniziamo prima a quelli a sinistra e a destra, che completeremo con uno patina qua e l'altro con tesoro di qua. Poi ci concentriamo ad andare verso l'alto, verso l'alto con 3 così. 3 così, mettiamo questo, mentre di qua mettiamo non questo, mettiamo questo. Benissimo. Ora da 2 così, questo qua e quest'altro di qua. Angoli, uno qui e quest'altro con il nulla cosmico di qua. Ora, e abbiamo da 3 verso l'alto, ci piazziamo questo qua e questo di qua. Angoli da 2, mettiamo prima questo che ci possiamo piazzare un vuoto qua e un altro pure di qua, mentre di questi qua
scegliamo questo e anche questo, che ormai li conosciamo, e possiamo andare con angoli con presenza di serratura. Quindi ne mettiamo uno qua e ne mettiamo anche qui non c'è l'angolo con la serratura, una brutta storia. Ci toccherà prenderne uno magari a 3 con 2 serrature, no, perché dobbiamo mettere questo e questo abbiamo, eccolo, perfetto, scala e serratura, va anche verso l'alto, ma non ci preoccupiamo di questo perché meglio. Andiamo di scrignetto, possiamo mettere intanto il nostro boss qui, il nostro boss qui, e adesso dobbiamo mettere questo angolo qui per completare quest'altra parte. A tre iniziano anche a scarseggiare, possiamo scegliere il nostro solito bossettino e andare verso l'alto con un altro 3 uguale. E un altro 3 uguale, ci mettiamo questo che c'è il tesoro, concludiamo quella parte con un 1 singolo, non con le scale ovviamente, ci mettiamo un altro tesoro qua, poi mettiamo da 2 qui, così fatina di qua e curva verso l'alto con il nulla. Qui mettiamo un bel 3 così e ci piazziamo questo qua, ce l'abbiamo ancora. Adesso ci serve un 4, un 4 ci ripropone questo, un 2 con curva verso l'alto da destra ci mettiamo questo, quest'altro tipo di curva mettiamo quest'altro e un semplice 2 allungato, dove penso che questo faccia al caso nostro. Un saccaccio di tesori, forse ne ho messi troppi di tesori, abbiamo qualcosa che non ha tesori, e un 3 verso l'alto col nulla questo, poi concludiamo con un 2 vuoto e un 1 così con niente, non c'è con niente, ci mettiamo questo col tesoro che quindi ci farà sudare la chiave del boss fino all'ultimo. Bello lungo questo dungeon. Bello complicato. Mettiamo questo, facciamo così. E quindi siamo costretti ad andare prima a destra a prendere la chiave sotto. Dai, girati. Ok. Chiave, spero me la dia qui, così vediamo un po'. Ok. Abbiamo la chiavina. Adesso dobbiamo andare e praticamente dobbiamo andare ovunque in questo dungeon, quindi non perdiamoci in chiacchiero. A posto, saltiamo, hop. Ci prendiamo ste rupie perché lasciarle in mezzo alla strada non ci piace. E andiamo per gradi, andiamo prima di qua. Ci apriamo questa porta e dobbiamo solo andare a sinistra e in alto. Quindi andiamo giù, facciamo così e mettiamo la bombette qua. Andiamo solo dove sono gli scrigni praticamente, perché il resto è inutile esplorare.
Devo cercare di mettere sempre pochi scrigni, ma purtroppo i tasselli mancano, quindi non si può sempre schivarli. Allora andiamo di qua e andiamo sopra. Sopra, di nuovo sopra. Mettiamo la bomba qua. Qui devo solo eliminare un po' tipo tutti i nemici. Ok. Prendiamo quest'altra chiave e ci accingiamo ad andare nella parte in alto, anche perché poi possiamo riscendere al volo in quelle stanzette e andare su. Quindi andiamo di qua. Riusciamo, è più comodo che, come ormai avrete capito, tirare. Eccoci qua. Dobbiamo andare a sinistra. Qui non c'è nessun tesoro e niente, quindi apriamo e andiamo. Qui dobbiamo solo eliminare questi pipistrelli qui, che invece di venirmi addosso se la svignano per non essere cancellati e puniti. Ed eccoci qua. A posto. Eliminato questo mini bossettino. Abbiamo solo 5 cuori, quindi qui le fatine. Se n'è andata nell'altra stanza, la fatina. Sono ben gradite. Ora, prima di fare ciò, torniamo un attimo qui sotto e prendiamoci questo qui, che è fondamentale. Ok, ora possiamo proseguire su in modo da prendere questi ultimi, due lì, uno là e poi tutto a destra. Spostiamo questo, qui c'è il tesoro, dobbiamo fare così, così e chiudere. Perfetto. Easy. Easy, easy, prendiamoci purtroppo nessuna chiave e andiamo per di qua. Ciumpiamo le lame e anche qui nessun drop di chiavi, logicamente, perché abbiamo ancora troppi troppi scrigni. La fatina, che però al momento non ci serve a un bene amato nulla, e possiamo invece andare a premere il tasto, far scendere lo scrignetto. Siamo a buon punto. Altra rupia, purtroppo non una chiave. Andiamo di qua e ci siamo. Ci siamo, ci siamo. Boom bet. Boom bet qua. Ah, oh, è incastrato. Va bene, bombetta di qua per aprire questo altro varco. Oh, ho sbagliato a mettere questo qui e questo di qua. Era inevitabile. Ok, siamo nella stanza del boss. Dobbiamo eliminare colpendo così il muro. Perfetto, il bombolone. E tagliamo a metà. Colpiamo di qua. Aia. Mi si è messo attaccato. Mettiti di qua. Oh, te lo piglio sempre il coppino da rimbalzo. Perfetto. Allora dobbiamo andare su. Allora possiamo scegliere di andare, facciamo così, giù e poi risaliamo tutto su. Di qua giù. Perfetto.
e ci fa scendere il nostro scrigno. Però stiamo rendendo conto di stare rimanendo con un po' pochi cuori. È andato un po' troppo spavaldo e stiamo perdendo cuori. E torniamo indietro. Torniamo indietro. Patina. E riapriamo, stando molto molto attenti. Qui tiriamo un vaso e apriamo. E qui inutili rupie, quando invece noi dobbiamo stare attenti a non perdere i cuori. Dai, beccalo. A posto. Ultimo in alto e possiamo andarci a sconfiggere il boss. Quindi inutile rupia, e come al solito all'ultimo scrigno troveremo ciò che ci interessa. Ok, dobbiamo stare attentissimi qui. Prendiamo il cuore. No, ho sbagliato. Facciamo prima così. Così. E così. Ok. I cuori adesso non ci servono. Per fortuna, direi anche. E prendiamo la chiave del boss. Manca solo mezzo cuore. Non dovrebbe essere complicato per noi andare a concludere il labirinto. Veramente... veramente lunghetto questo labirinto. E ci andiamo a mettere la chiave ed ecco il boss. 5 cuori a disposizione, ma sappiamo che tirare due colpi a questo coso non è la fine del mondo. Difficilmente li perderemo tutti e 5. Ed eccoci qua. Perfetto. E il secondo è fatto. Sono labirinti piuttosto impegnativi. Altri 300. Stiamo facendo man bassa di... costruisco di rupie in questo. Allora. E continuo a ricordare che ci fosse... allora. Arco e freccia. Oh, questo ragazzi è bello, bello tosto. Non puoi usare la spada. Non puoi usare la spada. Quindi sarà bello impegnativo. Allora, io direi di iniziare. Inizio qua. Poi 4. Non c'è con tesoro, quindi optiamo per il 3. 3 verso il basso. Questo e qui una conclusione con uno di qua e mettiamo questo adesso. Curva da 2 così col niente, cerchiamo di fare più niente possibili. 4 così di qua, conclusione 1 con niente non ci sta, cioè un boss preferisco allora uno scrigno, tanto ci dobbiamo andare. 2 curva, curviamo con niente, curviamo con niente questi bossettini qua, poi qua mettiamo questo e ci facciamo, no, le mattonelle, mettiamo questo e qui ci mettiamo un 2 angolo con scala. Lo sapevo che non c'era, lo sapevo. Quindi proviamo, uno con scala c'è, uno con scala c'è, quindi mettiamo quest'uno con scala qua e un altro uno con niente che non c'è ovviamente di qua. A posto. Ora
facciamo riapparire su un 2 angolo così con scala, che ovviamente non c'è. Quindi 2 così c'è con scala. Con scala c'è. Quindi possiamo fare qua. Ora angolino così, angolino così, col nulla cosmico siderale lo mettiamo qua, un altro col nulla cosmico qua, un bel 2 vuoto qua, qui ci mettiamo un 3 sempre col nulla, ci piace. E ora abbiamo un 2 angolo, ma forse si fa prima sto boss che altro, potendo anche non andarci praticamente. Poi qui ci va un bel 3 così con un tasto da premere, va pure bene. Il 2 col nulla, l'angolino sempre col nulla, altro angolino e con nessun boss. Questo bisogna tirare cose, spingere, ma mettiamocelo perché tanto c'è rimasto ben poco. Anzi, ci mettiamo questo, ci mettiamo sempre un 2, un altro tesoro, no, 2 con scala non c'è, quindi ci serve per forza, adesso me lo devi dare un angolo con scala. E dove la metto mo la scala? Che cosa c'ha la scala? Il 3 con la scala ci sono? 3 così con scala no. Mi serve una scala. 2 così ci sono con scala. Però me la fa andare... Non va. Allora ci mettiamo, allora un momento questo, e adesso dobbiamo però portare la situazione da quest'altra parte, quindi il top sarebbe un angolo così con scala, invece non c'è. Che ci sta 3 così non c'è con scala, neanche così. Oltretutto dovrei farlo proprio lontano, quella mi è bloccata. Così non c'è. Così nemmeno. Così nemmeno. Mancano proprio. E dove stanno ste scale? Scale stanno a quelli in su, non a quelli in giù. A questo. Però se io poi mi collega male, me lo collega male, non va proprio, perché poi se io metto una scala qui mi collega a questo. Allora 2 sono le cose. O sposto questo qui e questo qui. Così sono sicuro che questi 2 sono collegati. E poi mi serve un 1 con scala. Posso usare questo. Questo.
perché il boss, se no io dove lo metto adesso? Per forza. Per forza. Perché qui vuole un 2 con tesoro. Quindi il boss lo devo mettere da un'altra parte. Questo è un po' complicatuccio, perché dove lo metto il boss? Io posso anche fare un qualcosa di questo tipo. Così ci metto nulla qua, metto una conclusione, uno di qua, ma anche con scala, ma non risolvo niente. Non risolvo niente. Ci posso mettere questo. Così, ma non sono collegati. Dove lo posso sbattacchiare questo coso? Devo cercare di sfruttare diversamente. Intanto piazzare il boss. Piazzare il boss in un punto dove è possibile, tipo qua. Devo mettere il boss qua. E qui un angolo a 2. Con magari tanto abbiamo preso un saccaccio di questi. Adesso dobbiamo trovare il modo di andare di là. Dopo aver unito queste scale. Che posso fare? Posso fare che qui intanto questo non va bene perché deve essere più sotto, quindi questo e mentre questo è proprio da togliere. E bisogna mettere la scala in un 2, per esempio così, metterlo qua, qui la scala e qua sopra un 1 con magari un semplice tesoro, in modo che queste due scale mi si sono collegate e poi questo si deve togliere, metterci un qualcosa che ha magari solo un tesoro e devo cercare di incastrare quell'altra scala qui. Per forza. Per forza, un 3 così con scala non c'è. Dove c'è la scala? Sta qua. Quindi devo piazzare sto 3 da qualche parte. Ma non c'è dove piazzarlo. Così c'è la scala. Ma non posso concludere. Oppure. No, perché comunque stanza da sola. O metto il boss da un'altra parte. Ad esempio il boss lo metto qua. E facendo questo, qui mi posso permettere di aggiungere una scala e ci siamo veramente un coffo di tesori, cioè bisogna un attimino ridurli perché cioè non è possibile, troppi troppi troppi, uno sono tutti col tesoro, mettiamo qua questo, dobbiamo cercare di fare in modo, qui mi obbligo a metterlo, ma qui no, quindi uno così senza tesoro, in modo tale che io non ci vado proprio,
Non gli piace, perché non gli piace? Senza tesoro, senza niente. Ah, vabbè, oh, mettiamocelo. Che dobbiamo fare? Bello tosto, eh? Bello tosto, bello tosto. Allora, partiamo. Partiamo. Complicatissimo. E iniziamo subito ad andare a sinistra. Facciamo così e ci prendiamo la chiave. Uno. Andiamo di qua. Andiamo di qua e... Ah, non c'è la spada. Interessante. A posto. Non c'è la spada. Me lo devo ricordare. Me lo devo ricordare. Allora, poi sinistra, destra, su. A posto. Andiamo di qua e ci prendiamo quest'altro scrignet. Ok, ora lì c'è la chiave del boss, dove ovviamente non possiamo andare, ma dobbiamo necessariamente andare a prendere anche quell'altro scrigno. Dai. Ok. Facciamo questo. Farei quasi l'arco e le frecce. Oppure questo che non mi deve tornare. Facciamo un pochettino prima. Dobbiamo schivarlo perché non lo posso abbattere. Una rupia, non ci serve a nulla e ce ne andiamo. Oh, dobbiamo buttarlo giù questo. Adesso come lo butto giù questo? Spero con arco e frecce si possa buttare giù. Ti prego. Ok. Meno male. Iniziavo a temere il peggio. Ora, scale e dobbiamo farci tutto il resto del labirinto prima di tornare indietro. Andiamo su, qui rampiniamo. Ok, si va giù. Davvero molto molto impegnativo. Prima giù però, prima giù. Nonostante l'abbiamo liberato, non basta. Andiamo per di qua. Beccalo. Ok. Ovviamente non ci darà un beneamato nulla. Ma li dobbiamo aprire tutti purtroppo, perché solo l'ultimo ci dà ciò che ci serve. Quindi ora su tutto su. Prendiamo il boomerang, no? Ok. Ho ripreso pure il cuore e la scala dovrebbe stare. No, no. Andiamo di qua. Rompiamo tutti questi pipistrelli. Andiamo sopra, ci prendiamo pure i cuori che ci servono sto giro. Ok.
Andiamo di qua. E l'ultimo qui. Ora, sinistra. Ah, interessante questa storia qui. Dove è andato? Spero che cioè ci ho messo questo qua e non me ne sono accorto. Terribilmente triste. Quindi andiamo giù a schiacciare quel maledettissimo tasto. Per forza. Così e ritorniamo indietro. Non c'è altre soluzioni. Solo con lo scudino. Povero Link. Povero Link. Andiamo sopra. Ah, qui c'è. Dobbiamo per forza abbattere. Dobbiamo per forza abbatterli tutti. Di qua. Ok. Per fortuna non devo andarlo. Vabbè che col boomerang da di qua si riesce anche a schiacciare, quindi non c'è problema. A posto. 5 rupie. Nello scrigno l'abbiamo fatto. Adesso la chiave ce l'abbiamo. Possiamo direttamente andare di qua. E tutti quanti con una sola un solo rimbalzo. Andiamo su. Non ho capito qui mo che cosa. Ah, ok, dobbiamo solo andarcene di qua. Ok, qui la vedo complicata senza spada. Vai, esplodete, esplodete. Boom. Meno male. Meno male. Sono vicini. Sono riusciti a esplodere. Allora, però è rimpiazzabile, diciamo. Quindi dobbiamo far aspirare praticamente. Ok, andiamocene su. Qua che deve saltare, che ci sta? Ah, dobbiamo buttare giù questo coso qui. Che certe volte lo coppa e altre no. Capire il meccanismo. Ok. Perfetto, perfetto, va bene. Apriamo. E ci rimane da andare alla scala. Alla scala che sta. Che sta. In quella stanza che non abbiamo esplorato. Ok. Andiamo di qua. Giù. Aia. Sono incastrato. Salto schivo. Aia. Tanto qui siamo pieni di cuori. Quindi andiamo giù. Di nuovo di qua. E andiamo su. E mamma mia le botte che ci sto a prendere. Saltiamo tutto e ce ne andiamo. Giumpettiamo di qua. E qui non c'è nulla. Perfetto. Qua si deve solo saltare. E mentre qui dobbiamo invece tirare boomerang come se non ci fosse un domani e beccarci fuori a gogo e che me li vado a prendere logicamente. E chiave adesso sotto dobbiamo andare, sì, a prendere finalmente la chiave. Vediamo un po', forse c'è un muro da rompere, non mi ricordo, sì. Ok.
due muri da rompere, quindi uno e due. Esplodi, esplodi. Oh, qui non so, forse c'è un tesoro. Quando se ne vanno, sì. Perfetto. E basta? Basta così? Oh sì, abbiamo la chiave, ce ne possiamo andare. Meno male. Qua sotto ci stava. Ah, vabbè dai, non ci interessa. Così, così. Di qua. E di qua. Via. Ci spostiamo. Saltiamo, saltiamo. Scala. Per fortuna non c'è capito, non ci sono capitati sotterranei infami. Questi belli easy. E andiamo. Che ci manca? Ah, ci manca questo. Per aprire. Benissimo. La scala è shoot. Aia. Ma non importa, ci sono i cuoricini. Figa però quest'arma, devo dire. Not bad. Riandiamo giù. Ci riprendiamo pure le bombe. Senza pietà. Rampino. Beh, stavo anche per cadere, logicamente. Logicamente. Riscendiamo. E andiamo sopra. Sopra. Mettiamo questa maledettissima chiave e let's go. Ok, ora dobbiamo solo beccarlo un paio di volte con il nostro boomerang. Aia. Aia. No, più volte col boomerang, più volte. Non fa lo stesso danno della nostra amata spada. Quindi tipo 4 volte. Aia. Ok. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Episodio abbastanza lunghetto. E non, sicuramente non si riuscirà a finire. Per cui... Altrimenti ci sta ricoprendo di rupie in un momento in cui non ci servono a nulla. Allora, ragazzi, vediamo che cosa rimane. Rimane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne rimangono 9, di cui sono veramente belli tosti. Quindi direi che se ne farà 3 episodio. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9. Sì, ci saranno altri 3 episodi perché, come vedete, sono molto molto lunghi da completare. Però se il gioco va completato tutto, va completato tutto. Quindi faremo anche questi. Come penso vi ho fatto anche già vedere, ho recuperato tutte e 50 le conchiglie che andremo a mettere nell'aggeggio per le conchiglie nell'ultimo episodio. Ma per adesso direi che è tutto, quindi se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, un commento, fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.